Anno nuovo, Cagliari vecchio. Può sembrare l'adagio di una vecchia canzone, ma è la cruda verità di questa squadra che alla prima fatica dell'anno ha confermato i suoi difetti ormai da considerare congeniti. Non è stata soltanto l'assenza di Venturi, vero uomo squadra, a condizionare la prestazione, ma anche le caratteristiche di un avversario che fa della velocità la sua arma migliore. Sono stati 8 minuti drammatici che nella prima parte della ripresa hanno punito il Cagliari a Brescia con 3 reti al passivo. 8 minuti il cui ricordo può lasciare una traccia nei rossoblù, inermi ed assolutamente impotenti davanti alla velocità di esecuzione e alla maggior determinazione degli uomini di Pasinato. Una sconfitta a Brescia poteva anche starci nel preventivo, ma non di queste dimensioni. Olivieri aveva confermato la formazione già presentata giovedì con la sola variante di Giancamilli a sostituire Venturi. Aveva disposto Chinellato, Valentini e Vignoli in marcatura fissa, rispettivamente su Gritti, De Giorgis e Mossini, mentre Marchi prendeva possesso della fascia destra, controllando a zona Gentilini. E in mezzo al campo Bernardini e Pulga si occupavano, sempre a zona, di Zorato e Maritozzi. Una disposizione che non consentiva penetrazione offensiva, ma perlomeno garantiva una certa copertura difensiva alla ricerca del risultato utile. Nei primi 45 minuti poco o niente impensieriva Sorrentino, che trovava un'accettabile prestazione di Giancamilli nel ruolo di libero. Lo stesso Brescia, referenziata come squadra aggressiva e dai notevoli ritmi di gioco, non riusciva a filtrare ed il primo tempo si chiudeva salomonicamente in parità. I veri guai giungevano nella ripresa, quando Pasinato inseriva il primavera Piovani a sostituire il troppo prevedibile De Giorgis, affidato alla custodia di Valentini, e quando Zoratto, dai primi minuti della ripresa, avanzava la sua posizione in mezzo al campo di almeno 10 metri. Proprio 3 prodezze di questo piccolo cursore mettevano capo la difesa rossoblù. Al 9° minuto, infatti, Zorato puntava a rete per linee frontali e con un preciso slalom superava 3 rossoblù, infilando Sorrentino con un pallone angolatissimo. Iniziava così il calvario degli uomini di Olivieri. Dopo appena 2 minuti e mezzo, la seconda rete. Era ancora Zorato da destra a far giungere in aria un preciso ed osato servizio sul quale si avventava il giovane Piovani, che con un pezzo di bravura deviava di testa imparabilmente. I rossoblù accusavano il colpo ed appena 5 minuti più tardi subivano l'onta della terza rete. Il solito Zorato si ripeteva, chiedeva lo scambio a Gritti, quindi entrava in aria superando prima Giancamilli, poi Sorrentino, anticipava poi l'intervento di Valentini e siglava la sua seconda rete e la terza della sua squadra. Per i rossoblù sotto di 3 reti non vi era più partita. Scarichi demoralizzati senza molta convinzione, solo al 35° mettevano a segno la rete della Dignità con Casale, appena entrato, che trasformava di testa un preciso cross di Bergamaschi. Si riducevano le distanze, ma il risultato finale esprimeva la realtà dei valori in campo. Ad un Cagliari compassato, non certo per atteggiamento tattico, ma per idiosincrasia a certi ritmi partita, si opponeva un Brescia giovane, determinato e di una vitalità sconcertante, sia in termini di ritmo che per rapidità di esecuzione, tutte componenti che fanno della squadra di Pasinato una forte pretendente alla promozione. La mossa vincente del tecnico bresciano è stato l'inserimento del 18enne Piovani, un'età sconosciuta ai tecnici sardi, e Zoratto, vero protagonista dell'incontro. Quando nella ripresa il Brescia ha ritenuto opportuno attaccare per linee frontali, trascurando le fasce laterali, per la difesa rossoblù non vi è stato scampo. Il Cagliari ha quindi ancora una volta dimostrato di non poter fare a meno della spinta che solo Venturi sa imprimere ed ha ancora lamentato sterilità ed impotenza offensiva. Vi sono ovviamente anche dei lati positivi che è giusto evidenziare. Intanto l'accettabile prestazione di Giancamilli, cui va il merito di aver svolto il suo compito senza strafare e secondo copione. Quindi la buona mezz'ora di gioco di Bergamaschi, quasi un test dopo 2 mesi di assenza, ed infine la rete di Casale, che pur non determinante ai fini del risultato, è pur sempre una rete del Cagliari che ha un valore notevole, dati i tempi di Magra. Il Cagliari ha perso la sua partita sul piano della velocità, dimostra di soffrire sempre avversari veloci, ma quel che più conta, avversari determinati, motivati e carichi di volontà di vincere. Una sconfitta che scotta questa di Brescia, anche se quello di Serie B è un campionato ancora aperto a tutte, sia in testa che in coda alla classifica. Domenica Ventura comunque è ancora un altro giorno e certamente non